Buongiorno a tutti amici elettori, bentrovati. Oggi parliamo di Wilbur Smith che avrebbe compiuto 90 anni quest'anno, vedremo un po' la sua carriera e i romanzi più venduti e la sua biografia. Il 9 gennaio lo scrittore di bestseller Wilbur Smith, scomparso nel novembre 2021, avrebbe compiuto 90 anni. In questo video vedremo la sua biografia, ne percorriamo la carriera e i libri più famosi della sua produzione letteraria. Come forse saprete, ne ha scritti tantissimi, ma citarli tutti sarebbe impossibile. Vi lascio un po' di titoli qui sotto, come sempre. Bene, cominciamo. Wilbur Addison Smith è nato il 9 gennaio 1933 a Broken Hill, nella Rhodesia del Nord, l'attuale Zambia, ma è cresciuto in Sudafrica. Considerato l'incontrastato maestro dell'avventura e uno dei massimi autori di bestseller, ha venduto oltre 140 milioni di copie dei suoi libri nel mondo, di cui 25 milioni solo in Italia. Il Times lo ha definito un autore di culto, uno di quei punti di riferimento cui gli altri scrittori vengono continuamente paragonati. La maggior parte dei suoi romanzi è legata all'Africa, sua terra natale. Molti dei suoi romanzi sono ambientati nel periodo che va dalla seconda parte del XVII secolo alla prima parte del XX e raccontano gli insediamenti nelle zone meridionali dell'Africa, contribuendo a spiegare l'ascesa e l'influenza storica dei coloni inglesi e olandesi in quei territori. Come racconta lui stesso, ho trascorso i primi anni della mia vita nel ranch di mio padre. Per parco giochi avevo 12.000 ettari di foresta, colline e savana. I miei compagni di giochi erano i figli di quelli che lavoravano al ranch, ragazzini neri con interessi e preoccupazioni identici ai miei. Wilbur Smith ha studiato alla Natal e Rhodes University in Sudafrica, conseguendo la laurea in scienze commerciali nel 1954. Negli anni successivi ha lavorato per diverse aziende come contabile, coltivando di pari passo la sua passione per i romanzi d'avventura. Inizialmente nessuna casa editrice presta attenzione alle opere di Wilbur Smith, rifiutate sia in Europa che in Africa per oltre 20 volte, fino all'arrivo di un editore londinese che lo incoraggia a non demordere. Forte di questo attestato di stima, l'autore si concentra sulla scrittura di libri gravitanti intorno al mondo che meglio conosce: la foresta, gli animali selvaggi, la vita degli indigeni, la storia della scoperta dell'Africa del Sud, la lunga e travagliata strada verso l'abbandono dell'apartheid. Smith ha sposato quattro donne diverse: Juliessa Baer nel 1964, poi Anne, da cui ha avuto due figli, Sean e Christian, e nel 1971 Danielle Antoinette Thomas, detta Didi, anche lei scrittrice, che è stata la maggiore ispiratrice di molti romanzi dell'autore ed è morta di tumore nel 1999. Ha contratto un quarto matrimonio con Mukhinisa Rakhimova, che è stata per lui una sorta di manager. Wilbur Smith ha più volte dichiarato di mantenere un profondo legame con l'Africa, ha vissuto per un lungo periodo a Londra. È morto improvvisamente all'età di 88 anni, il 13 novembre 2021, nella sua casa di Città del Capo. Vediamo ora le sue opere principali. Il destino del leone, When the Lion Feeds, del 1964, è il primo romanzo d'avventura di Wilbur Smith nel quale introduce la saga della famiglia Kearney, le cui avventure narrerà in molti altri romanzi successivi. Con Il Dio del Fiume, la saga inizia forse la saga più amata come mai sia mai stata scritta sull'antico Egitto. La voce di Taita, schiavo, scriba, scienziato, mago, catapulta il lettore nel cuore della civiltà egizia. Dall'invasione dei terribili Aikos durante il Medio Regno, la saga prosegue fino ai giorni nostri, quando nel romanzo Settimo Papiro, questo, una coppia di archeologi cerca la piramide del faraone progettata da Taita stesso perché non potesse mai essere violata. Il romanzo La spiaggia infuocata del 1985 è il primo dei romanzi del ciclo dei Corni d'Africa. La legge del deserto è stato pubblicato nel 2011 ed è il primo capitolo del ciclo di Hector Cross. Il libro è divenuto un bestseller negli Stati Uniti secondo la classifica del New York Times Book Review, e in Italia ha raggiunto primo posto tra gli ebook più venduti. Il fuoco della vendetta è l'ultimo romanzo scritto da Wilbur Smith con Tom Harper, uscito recentemente,
Una storia epica che parla di sconfitta e del coraggio di ricominciare, scritta nell'inconfutabile stile del maestro del romanzo d'avventura, che trascina il lettore in un susseguirsi di colpi di scena. Bene, amici, per oggi abbiamo già finito. Grazie per la visione. Al prossimo video, a presto. Ciao.